Ad Ascea inizia a delinearsi la sfida per il rinnovo del Consiglio Comunale. A contendersi la carica di sindaco saranno due avvocati vicino al centro-sinistra, entrambi con esperienze in comune. Il primo cittadino uscente, Pietro D'Angiolillo, rinuncia al terzo mandato, ma sarà in corsa per un posto da consigliere comunale. A rappresentare la maggioranza, ormai a fine mandato, sarà il vice sindaco Stefano Sansone. Contro di lui si è schierato Pasquale D'Angiolillo, già assessore al turismo, per due mandati dal 1995 al 2004. Torna a riproporsi agli elettori con un contenitore, dice, pieno di idee. Un contenitore che abbiamo denominato Ascea in testa, un contenitore che raccoglie idee, proposte, progetti partendo dalla metodica dei gruppi di lavoro. Il sindaco Pietro D'Angiolillo mantiene fede all'accordo stretto con il suo vice prima della recente legge sul terzo mandato e rinuncia alla corsa per la fascia tricolore. Sono sicuro, dice, che Stefano Sansone, se eletto, sarà un buon sindaco. Io lo sosterrò candidandomi con lui. Se si ha voglia di lavorare per il proprio paese, conclude, lo si può fare anche da consigliere comunale. A poco più di un mese dalla scadenza per la presentazione delle candidature, ad Ascea l'unico che ha già lanciato il guanto di sfida alla maggioranza uscente è Pasquale D'Angiolillo.